E bentornati in questo nuovo episodio su Assassin's Creed Syndicate. Nello scorso episodio ci siamo lasciati con Jacob dopo aver scoperto la vendita di un veleno da parte di Starrick, e noi ovviamente adesso, per aiutare la città di Londra, dobbiamo far cessare questa vendita e quindi continuiamo la nostra missione proprio con lui. Selezione innaturale. Jacob continua a cercare il produttore dell'elisir lenitivo di Starrick partendo dalla distilleria. Occhi ben aperti, gente. Qualcuno ci sta addosso. La distilleria potrebbe essere la prossima. Chi era quel vecchio? C'è qualcun altro lì. E bisogna capire chi è. C'era un vecchietto che stava guardando lì. E poi. Allora, intanto facciamo una... No, aspetta, invece di sparare possiamo usare i coltelli da lancio, così non facciamo rumore. Quello cade e quello muore. Ah, ma ne stanno arrivando altri. Ai. Ok, allora, bisogna stare attenti. Ok, allora, intanto facciamo così. Sei in una zona vietata, lo sappiamo. E facciamo una bella cosa. Usiamo il dardo allucinogeno. Lo usiamo su questo energumeno qui. Così facciamo anche prima, no? Dovrebbe essere forte e quindi dovrebbe ucciderne un bel po'. E magari riusciamo anche a beccarne un altro. Fermati un attimo, gentilmente. Eccolo, quello là. Perfetto. No, quello c'ha poca vita. Aia. Va bene. Comunque ne sono rimasti due, nel senso, perfetto così. Meglio di così non poteva andare sicuramente. Ne è rimasto uno solo. Lì ce ne sono altri due, però aspettiamo che vanno via. Potremmo non avere problemi affatto. Ok. Non ci dovrebbe vedere, quindi a posto. No, scendi. Possiamo. Puoi scendere. Sì, puoi scendere, dai. Bravo, Jacob. Vedi? Ce l'abbiamo fatta subito, senza neanche farci scoprire. Che cazzarola è questo? Non andare in giro a spaventare i gentiluomini, giovanotto. Non credevo che spiare fosse uso dei gentiluomini. Spiare? Signore, vi assicuro che. Occhi bene aperti. Presto, dentro. Ci è mancato veramente un pelo. Ma chi è questo? Ma chi è? Ma chi sei? Voi, giovanotto, mi avete spaventato. Pensavo foste uno di loro, ma ora so perché siete qui, per il mio stesso motivo, credo. Credo di sì. Forse ho trovato qualcosa, giovanotto. Che hai trovato? Quanta gente c'è? Un macchinario impressionante, non trovate? Eh sì. Ho visto di meglio. Quindi? Datura stramonio, erba del diavolo, così la chiamano. La mettono nell'elisir. È oppio, ma guarda, disgustoso. Assolutamente nauseabondo. Beh, e quindi? La cosa giusta da fare, siete d'accordo? Oh cielo. No, ha avvelenato tutto quanto, ma è stupido. Presto. Potete intuirlo. Bene, giovanotto. Ok, dai, dobbiamo aprire le valvole allora.
Però non vale così, perché ha fatto sta stronzata? Non aveva senso. E la prima valvola è andata, anche se non ho capito perché mi ha dato la missione secondaria, l'obiettivo secondario così, cioè me l'ha fatto praticamente, me l'ha dato fallito solo perché ho ucciso cioè li ho uccisi così normalmente senza il gas, ma non capivo in che senso dovevo ucciderli con il gas. Non ho capito. Però va bene comunque, tanto voglio dire, abbiamo fatto. Le abbiamo sabotate entrambe. Però non capivo come voleva che io li uccidessi senza, cioè con il gas, appunto. Visto che non abbiamo. Boh, vabbè. Non facciamoci domande. Forse voleva che aprissi solo le valvole senza ucciderli così e lasciare che il gas facesse tutto il lavoro sporco, probabilmente. Quindi avrei dovuto solo aspettare che questi si girassero, aprire le valvole e lasciarli vivi e basta. È probabile, sì, è probabile, dovrebbe essere probabile così. Però no, non muoiono. Perdonami. Non muoiono così. Non capisco. Va bene, dai. Tanto siamo arrivati anche qui. L'abbiamo fatta. Dovrebbe essere l'ultima, credo. No, ne è rimasto da sabotare il macchinario. Perfetto. No, no, non hai visto niente, tranquillo. Tranquillo, non hai visto niente. Non salire, non salire, non salire, stai tranquillo. Siamo tranquilli, ragazzi. Che non è successo nulla. Non è successo niente, eh. Voi vi allontanate. Non mi dire che fanno il giro. Stanno facendo il giro. Vai, vai, vai. L'abbiamo fatta. Perfetto, ragazzi. Fuggi dalla zona, subito. Subito, subito. Vai. Fatto, perfetto! Nessuno si è accorto di noi! È la prima volta che riesco a completare una missione completamente in modo stealth, senza che nessuno, veramente nessuno, si accorga di noi! Una soddisfazione tremenda! Charles Darwin, sono lieto di conoscervi. Jacob Frey, il piacere è tutto mio. Mentre voi seminavate il caos, ho trovato questo. Qui dice che un campione di ogni partita veniva mandato al manicomio di Lambeth. Chissà se è già orario di visita. Non abbiate fretta, signor Fry. Lavorano in molti a Lambeth ed è meglio non attirare troppo l'attenzione. E allora dov'è il divertimento? Non tutti i problemi si possono risolvere facendo saltare in aria tutto. A volte è richiesta un po' di discrezione. Si è fatto tardi. Vi raggiungerò al manicomio per continuare le indagini. E quindi abbiamo fatto anche la conoscenza di Charles Darwin. Uccidi con il gas che si trova nell'edificio, sicuramente era da fare in quel modo.
aprire tutte le valvole senza effettivamente attaccare nessuno. Però va bene comunque, cioè, l'importante è scoprire come si fanno. Poi quello è un plus, ovviamente, no? E quindi, ora dove dobbiamo andare? Allora, abbiamo una missione dove? Dove? Qui. L'origine dell'Elisir. E continuiamo quindi, ovviamente, con il nostro Jacob viaggio rapido, ovviamente. E ci troviamo direttamente lì. Vi ho già detto, signore, che non c'entro niente con quell'articolo anonimo. È una bugia, e lo sapete. Ma non ho tempo per le sciocchezze. Sono il mio nome e la mia reputazione che avete infangato, signore. Il mio nome. Oh. Vai, accidenti, vai! Quello è Richard Owen, un uomo vile, indegno e abietto. Davvero, sembravate ottimi amici. Owen lavora al manicomio. Lui sa chi faceva l'Elisir. Presto! Ah, ecco, allora Presto! sì. Ora sì, ora sì. Vai cavallo, dai, veloce, veloce. Lo so che sta scappando, noi lo seguiremo ovviamente. Dirotta la carrozza del signor Owen. Ah, quindi dobbiamo speronarlo. Ok, ruba carrozza, salve. Questa carrozza ormai non è più sua, mi dispiace. Danneggia la carrozza per spaventare il signor Owen. Ok, belle queste cose, mi piacciono. Mi piacciono queste cose così, sì, belle d'azione. Ah, vai, distruggi tutto, distruggi tutto. Chi ci sta cercando? Nessuno, no? C'è nessuno che ci cerca, no? Perché si è attivato quel coso giallo allora sulla mappa? Vabbè, non sto prendendo più danno però sta carrozza, eh. Ho capito, danneggia il signor Owen. Sì, danneggia il signor Owen, no. Danneggia la carrozza. Ah, ma io faccio. Ma faccio prima così, se mi incidento senza. Ups! Si fa prima così. Eh sì. L'abbiamo fatto. Ferma la carrozza, subito. Basta Sì, il chiedere. dottor Elliotson, il dottor John Elliotson, è lui che ha inventato l'Elisir. È lui che vuoi. Non me, ti imploro, ragazzo, ora basta. Visto? Non era difficile. Sì. E quindi ora? Che cavallo. L'origine dell'Elisir completato. Ok, però non. Cioè. Non va bene, nel senso, beh, cioè è finita qua la missione. No, non si può, quindi andiamo a fare un'altra, ovviamente. Se ci esce il segnalino. Se ci esce il segnalino. Altrimenti. Dobbiamo ritornare sul covo? Probabilmente sì, perché non c'è nessun altro. Sì, non c'è nessun altro segnalino. Vabbè, proviamo a tornare al covo, va? Vediamo. Un'altra eccitante serata in casa per Ivy Fry. Stavo per uscire, in realtà. Ho trovato il frutto dell'Eden. A cosa servirà questo? A guarire? A deviare i proiettili? A controllare la gente? Sono oggetti pericolosi, Jacob, specie in mano ai templari. Parli esattamente come nostro padre. Magari. Lucy Thorne aspetta un carico stasera. È l'esperta di occulto di Starrick. Sono quasi certa che riceverà il frutto dell'Eden di cui parlava Sir Brewster. Sembra divertente. Posso unirmi a te? Prometti di attenerti alla missione. Lo prometto. Insomma, non è che mi fidi tanto di Jacob, lui è molto impulsivo, lui fa le cose di testa sua. Non è che mi piaccia lui così tanto, è Il imprevedibile. baule vale ben più della vostra vita e di quella dei vostri figli. Avete capito? Sì, Miss Thorn. Attenti là! E guardie doppie su quel carro! Ora, Miss Thorn, c'è la questione delle carte per il signor Starrick. Se poteste seguirmi. Molto bene, ma sbrighiamoci.
Ciò che stiamo cercando è in quel baule. Ci sono tiratori sui tetti. Puoi eliminarli prima che arrivi al carro. Sarà fin troppo facile. Vabbè, ma li farà lui, ovviamente, no? Giusto? Non c'è bisogno che li vado a fare io, no? Eh? Allora. Ah, ok, li sta veramente uccidendo lui. Perfetto, allora. Perfetto, non immaginavo... non immaginavo. Allora, intanto avviciniamoci. E cerchiamo di capire. Ispezione allo scrigno templare. Ok, quindi... Ci sono guardie? Sì. Perché in blu? Non capisco perché sia in blu. Ah, perché è un poliziotto. Ok, non stavo capendo. Allora, intanto uccidiamo i tiratori. Ma non li doveva fare Jacob questi qua? Eh? Non doveva farli lui? E perché mi ritrovo io a farli? Caro Jacob, perché? Perfetto. Ok, segnato. Vai di nuovo. Perfetto, madonna mia ragazzi. No, ma chi l'aveva visti questi? Ma chi l'aveva visti? Ma dai, ma non vale, non vale così, non vale. Non li avevo visti, non c'erano, sono appena arrivati questi. Ok, probabilmente la mia telecamera sta impazzendo. È iniziato a laggare un pochino. Vabbè, se c'è qualche problema ce lo dobbiamo tenere. Vabbè, va bene. Cerca subito, dai. Sì, la mia telecamera sta avendo problemi in questo momento. L'hai trovato? In realtà... Eccolo là! Credo sia meglio andare. Cosa hai fatto? Non c'è tempo per le domande adesso! No! Che ti sta succedendo? Videocamera mia... Ah, ok. Che devo fare? Così, se magari riuscissimo a prendere tutti in testa, sarebbe perfetto. Vabbè. Ok, faccene un altro, preso. Oh, piano, ma perché si gira così male? Sì, vabbè. No, ma io non ne ho più però. Ma questo è salito. No, non si fa così, eh. Non ce l'abbiamo noi il frutto dell'Eden, mi sa, eh. Abbiamo fatto una brutta scoperta, credo. Spara il cavallo. Che è una cosa bruttissima, però è il miglior modo per poterli fermare, così... Si fa subito. Ciao, cavallini. Mi spiace, però... Purtroppo si fa così. Per fare prima. Spara i cavalli. Ehi, che fa? Chi è? Chi sei? Ma come ti permetti? Spara i cavalli. Cavallo di merda. Muorilo.
Aspetta. Ah, c'era il treno, ecco perché. È stato divertente. Grazie per l'invito. Dobbiamo rifarlo. Idiota. C'era un libro. Ma sicuramente non il frutto dell'Eden, però va bene così, va bene così. Vediamo che succede, prima di chiudere l'episodio. Il treno ora è a posto. Ridipinto, tappeti di Camden Lock e mia sorella che è una sarta mi ha fatto lo sconto sulle tendine. Ah. Ok. Va bene, abbiamo avuto un upgrade del nostro covo. Perfetto. Sembra molto più carino così, più sistemato. Bene, bene. Allora, possiamo fermarci qua. Io direi che vi do appuntamento a martedì prossimo per un altro Martedì degli Assassini, sempre qui su Assassin's Creed Syndicate con i nostri Jacob e Divi Fry. E quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi!